Nelly, le vuoi tagliare tu queste? Così ce la fai? Sì, però sapete, è impedire un po' l'aria condizionata. Sì, sì, abbiamo, bene. Allora, le favolette le stiamo tagliando le anelline, così. Guardate la precisione. Vai Melissa, vediamo se ci riesce a fare gli anelli. Melissa, io nel frattempo continuo a sbucciare pesche. Allora, che mi state chiedendo? Cerco di leggervi, ma veramente... Giulia, ti voglio in cucina? Escile. Come? Non leggo, ragazzi, non leggo. Dai, forza, fate il dolce invece di scrivere queste cose. Allora, nel frattempo mamma ha aggiunto un po' di lievito e sta stendendo dentro la... Secondo me ci vuole molto meno tempo, vero, a fare sto dolce? So io che sto lenta, no mamma? Sì, amore. In realtà ci vuole meno tempo, tranquilli, eh. Stai tranquilli. Mamma dice che le pesche vanno tagliate fine. Io le sto facendo un po' perché... Che ne è se sono un po' più grande? Beh, ma anche l'occhio vale la sua parte, eh. Se io vado in pasticceria e vedo che sono tagliate grosse, non me la compro. Pasticceria. Mia mamma cucina bellissimo, ragazzi, fa dei dolci incredibili. Dobbiamo fare anche la crema. Certo. Faccio i dolci, io non mangio a nessuno. Quindi io non faccio. Noi non siamo molto amanti di dolci, eh. Cioè da dire questo. Proprio pochi. Allora, adesso invece, dopo aver steso tutta quanta la pasta, come adesso vi farò vedere non appena finito di tagliare la frutta, frutta, ripeto, nel mio caso fragoline e pesche sciroppate, proprio potete mettere tutta la frutta che volete, bisogna, non leggo mica, poi tantissimi in inglese, stupenda questa cosa, peccato che non parlo benissimo, don't speak English, sorry guys. Ok, fai vedere questo così. Ok, aspetta, faccio vedere bene appena finisco di tagliare questa pesca. Dobbiamo preparare la crema. No, adesso no, si deve cuocere. Ah, è vero, è vero. Allora ragazzi, adesso che cosa succede? Abbiamo fatto la struttura della pasta frolla, ripeto. Basta, non ne tagliare più. No. E gli ingredienti che abbiamo utilizzato erano 400 g di farina, 2 di zucchero, un po' di burro. Puoi anche bagnarla con quella. Adesso la dibucare. Un po' di burro, che ci abbiamo messo un uovo intero, un solo rosso tuorlo. Dopodiché abbiamo tagliato la frutta mentre l'abbiamo fatta rinfrescare un po' in freezer per fare prima, ma si dovrebbe mettere un po' in frigo. Frutta tagliata, abbiamo sporcato un po' la teglia di burro infarinata, adesso mamma ha steso la pasta frolla, adesso vi faccio vedere, mi lavo un attimo le mani. Nel frattempo siamo di couscous qui, eh. Allora, eccomi. Vi faccio vedere. Guardate, eh. Abbiamo steso questa e l'abbiamo bucare. La buco ancora di più, ma? Non devi fare i fori, ecco. Non devi rompere la pasta. Esatto, infatti. Devi solo bucare. Solo bucare. Che non si gonfia. Che non si gonfia troppo. Ok. Ce ne vengono due. Ce ne vengono due con questa dose che abbiamo fatto noi, ragazzi. Quindi, ecco la pasta della crostata. Frutta tagliata, Melissa che sta ancora tagliando. Questa farla pure buona, quella della nonna, con la crema e pinoli. Ah, un'alternativa per chi ha fatto questa dose. Frutta e crema e pinoli. C'abbiamo i pinoli?
Ci vanno le noci? No, non è uguale, ma... Non ce l'ho le noci. Porca miseria. Le mandorle, le... Va bene, va bene. Allora, adesso la mettiamo a cuocere a che temperatura, mamma? Le mandorle. Io 180 per 10 quarto d'ora. 180 gradi in forno per un quarto d'ora circa. Poi, una volta che abbiamo fatto tutto quanto, tutta quanta la cottura della torta, io torno perché vi devo far vedere, in caso vi salvo la diretta e vi faccio vedere come preparo la crema e poi la decorazione sugli stories normalmente. Nel frattempo vi faccio vedere la specialità, ovvero couscous, e poi ci buttiamo anche un po' di tonno alla fine. Quindi ragazzi, grazie per aver seguito questa diretta, tantissimi come sempre, scusate se c'ho una cosa del cazzo, non so perché.